Da 10 anni abbiamo iniziato questo progetto, Una Bella Senza Esclusi, qua a Palermo. Inizialmente l'attività che si svolgeva era a bordo delle nostre imbarcazioni Azzurra 600, però queste imbarcazioni erano di proprietà solamente appunto della Lega Navale di Palermo e non esistevano in Italia. Da qualche anno, quindi dal 2017, la Lega Navale Italiana di Palermo ha acquistato delle imbarcazioni ANSA 303 e questo ci ha permesso di fare attività anche fuori da Palermo e quindi metterci anche in rete. E la nostra manifestazione, Una Vela Senza Esclusi, è diventata una manifestazione nazionale a tutti gli effetti. Dopo il momento di pandemia, dopo un mondiale di ottobre straordinario per numeri e perché disputato in piena pandemia, ora ci accingiamo a svolgere queste regate con una serie di equipaggi che vengono da tutta Italia. Stanno arrivando dal Friuli, dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Liguria, dalla Campania. Tutti i ragazzi, tutti amici, perché in queste regate non è importante chi vince, ma tutti gioiscono per quello che arriva prima. La Vela Senza Esclusi è un momento di unione, un momento dove tutti parliamo delle nostre esperienze, dove tutti cerchiamo di far meglio e far crescere il movimento paralimpico. Il CIP è molto felice di questa ottava edizione di Una Vela Senza Esclusi perché è un, diciamo, coronamento di un progetto iniziato tantissimi anni fa, almeno una quindicina di anni fa. Palermo poi è diventato un centro proprio per la vela paralimpica, quindi per noi è una grandissima soddisfazione. Speriamo che quanto prima anche tutto il resto della Sicilia possa essere seguito l'esempio di Palermo. Siamo in acqua con ragazzi e meno ragazzi del mondo della diversa abilità e diversamente giovani anche. La trasversalità nella partecipazione a questo evento è straordinaria. Veniamo fuori da un mondiale disputato in ottobre che ha visto 5 continenti. Il mondiale si è tenuto a Palermo, visto i 5 continenti partecipare in era Covid con 180 paraatleti in campo. È stata una manifestazione notevolissima, ma sulla coda e sulla scia delle grandi manifestazioni c'è la meravigliosa quotidianità. Lo sport in questo caso funge e funziona da promotore, da incentivo, da input per fare un ragionamento molto più ampio che ha a che fare ovviamente con tutta l'intera città, partire dal problema serio, molto serio delle barriere architettoniche fino all'accessibilità di molti luoghi, luoghi di cultura, luoghi di sport, luoghi aperti al pubblico e che nell'ottica della città accogliente devono coinvolgere necessariamente tutte le persone con disabilità. Credo che questo convegno serve proprio a mettere l'accento rispetto a questo tema. Lo fa un comparto che è quello sportivo che ha una consapevolezza dell'importanza dell'accessibilità anche rispetto alle discipline sportive che oggi infatti ci consegna una cala completamente ridimensionata, una cala con due, non uno ma due pontili accessibili per atleti disabili.